Ciao a tutti, io sono Frank Maugeri e vi do il benvenuto sul canale ufficiale di Calisthenics Messina. Oggi vi mostrerò i 4 esercizi per imparare la verticale. Il primo esercizio che andremo a vedere sono le tenute in pike con i piedi sul rialzo. Andiamo ad utilizzare un box su cui appunto posizioneremo i piedi, le mani andranno a terra e andremo a formare un angolo di 90 gradi tra le gambe e il busto. Cercate di spingere il più possibile verso dietro con le spalle mentre mantenete la posizione. Proviamo. Cercate di mantenere la posizione il più a lungo possibile e passiamo al secondo esercizio. Una volta che le tenute in pike diventeranno più familiari e vi abituerete a mantenere la posizione a testa in giù, potremo andare a lavorare sulla verticale vera e propria. Inizieremo quindi con le tenute al muro, con la pancia rivolta verso il muro. Ricordatevi di spingere sempre con le spalle verso il basso, di stringere i glutei, contrarre l'addome e stendere le punte. Andiamo al prossimo esercizio. Come terzo esercizio andremo ad eseguire le tenute in verticale sempre con l'aiuto del muro, però questa volta con la schiena rivolta verso lo stesso. All'inizio potreste avere alcune difficoltà, però vedrete che continuando a provare riuscirete anche voi ad eseguire questo esercizio. L'importante, una volta aver posizionato le mani a terra, è continuare a spingere contro il pavimento e nel frattempo con una gamba piegata andrete a spingere e con l'altra distesa andrete a eseguire lo slancio. Andiamo a vedere come si fa. Anche qui ricordatevi di tenere sempre i glutei stretti, l'addome contatto, le punte distese e di spingere con le spalle come se voleste allontanare il pavimento. Una volta che la tenuta in verticale con la schiena contro il muro diventerà più semplice, potremo andare a passare allo step successivo, cioè al controllo della verticale vero e proprio con le mani. Per fare questo, quando si tratta della verticale libera, le mani non saranno totalmente schiacciate a terra, bensì ci saranno degli spazi soprattutto tra le dita, che ci permetteranno di bilanciare la verticale sia quando stiamo cadendo da un lato, spingendo con le dita, sia quando stiamo cadendo dall'altro, rilassando le mani. Faremo questo lavoro contro il muro e quindi ci appoggeremo al muro come abbiamo fatto nell'esercizio precedente, però poi spingeremo, quindi faremo forza con le dita per cercare di staccarci dal muro e mantenere la verticale. Proviamo. Come avete visto, spingevo con i polpastrelli per allontanarmi dal muro e rilassavo le mani per riavvicinarmi contro il muro. Questo è il lavoro che si va a fare a terra per bilanciare la verticale libera vera e propria. Anche per oggi il video è concluso, ricordatevi come sempre di commentare nei primi 30 minuti per partecipare al sorteggio di questa settimana. Ci vediamo come al solito sabato prossimo alle 15. Allora ragazzi, sorteggiamo la maglietta del video precedente, abbiamo preso un sito a caso che dovrebbe fare il sorteggio per noi perché non siamo stati in grado di stampare i bigliettini questa volta, quindi andiamo, cameraman,
Posso? No. Sì. Ok, Calisthenics Messina, quindi rifacciamo il sorteggio. Di nuovo Calisthenics Messina. Alberto Galluccio. Abbiamo un vincitore, signori. Ci vediamo come sempre sabato prossimo alle 15 da Calisthenics Messina. È tutto.